Nessuna buona notizia nel primo giorno di utilizzo del sonar Recco a bordo dell'elicottero dei carabinieri forestali NH500 che ha sorvolato tutta la zona di Valle Maielama e Valle Genzana alla ricerca di segnali che potessero aiutare ad individuare i 4 escursionisti dispersi da domenica scorsa sul Monte Velino. Finora non abbiamo segnalazioni rilevanti. L'unica segnalazione, ma giusto un minimo di segnalazione, ma c'è da specificare in maniera corretta che il Recco funziona perfettamente se va a prendere il segnale del deflettore, ovvero la barretta che si porta normalmente sul braccio. Se non c'è il deflettore che dà un segnale inequivocabile, il Recco comunque intercetta anche roba metallica, potrebbe essere un picchetto di pastori lasciato là magari da anni. Quindi anche quel minimo segnale, quindi che ha dato, siamo andati a verificare e purtroppo abbiamo dovuto escludere che si trattasse dei nostri dispersi. Nel pomeriggio al campo base di Forme è arrivato anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha rassicurato rispetto al fatto che le ricerche proseguiranno comunque. Io spero sempre che li possiamo trovare il prima possibile, però credo che umanamente nessuno può rassegnarsi all'idea di lasciarli lì e di a un certo punto abbandonare le ricerche. Ora dobbiamo certo fare i conti con il meteo. In questi giorni la neve si sta sciogliendo e questo ci aiuta a fare le ricerche e magari anche a restringere il campo di queste ricerche nelle zone di maggiore accumulo. Si sta valutando, dopo l'incidente dello sgancio dall'elicottero che ha distrutto il battipista sabato scorso, di riportare in quota un altro mezzo per cercare di eliminare i cumuli di neve dovuti alla slavina che si pensa abbia coinvolto gli escursionisti. L'operazione però è molto complessa, come ha testimoniato il fallimento del primo tentativo. Domani mattina in prefettura all'Aquila dovrebbe svolgersi un ennesimo tavolo tecnico per capire quale soluzione adottare per dare una svolta ai soccorsi che proseguono senza sosta da 10 giorni.